Salve ragazzi, sono Yada e bentornati al secondo episodio, ma in realtà si potrà definire veramente primo, di Dark Souls 2 e della nostra serie Prepare to Scholar, in cui cercheremo di mettere un po' il puntino su ciò che è stato cambiato con quest'ultima patch. Allora, siamo giunti a Majula, nuovo hub del gioco, tra l'altro, almeno secondo me, trasuda un'atmosfera proprio rilassante Majula. Molto più di quanto potesse fare nel primo Dark Souls, il Santuario delle Gambe del Fuoco. Al posto di fare la traiettoria, quella tradizionale, passerò da qui, dove possiamo ottenere un paio di oggettini che faranno la felicità di molti, me in primis, ovvero mazza chiodata e campana sacra, che di fatto è l'oggetto necessario per i miracoli, e il binocolo. Nello specifico tra i due mi interessava di più il binocolo perché con la. Da Dark Souls 1 a Dark Souls. A Dark Souls 2 il binocolo ha ottenuto un'utilità diversa, ovvero è un oggetto equipaggiabile, quindi, messo così, possiamo volendo sparare. Mirare e sparare con le incantesimi, che siano stregonerie, viromanzie o quant'altro. A questo punto direi di parlare con il personaggio più importante che ci trovi qui, ovvero lei, conosciuta anche come l'Araldo Esmeraldo. Parliamoci. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse? I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Ok, adesso tramite il potere dell'Araldo Smeraldo possiamo volendo livellare, cosa che direi di fare abbastanza subito. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable, the four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Ok, una lunga digressione. Bearer of the curse. Seek souls. Seek the king, lest this land swallow. Ok, è stata una digressione abbastanza lunga, ma finalmente possiamo utilizzare il suo potere per potenziarci. E direi di incominciare aumentando l'intelligenza di un pizzico, quel minimo tale da fare un pochettino più di danni. Adesso esci. Con lei abbiamo, diciamo, concluso il discorso. I discorsi possibili, tra l'altro dobbiamo equipaggiare la fiaschetta d'Estus. Io stupidamente non la trovavo. Eccola qui. Vabbè, parliamo intanto con lui, poi ne riparliamo. Parla. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement, a place where life is almost normal. And in Drangleic these days, there are very few places like that. Ok, continuiamo il I discorso. am Solden. And like Salden. you, Non mi ricordavo il I nome, devo lost essere sincero. everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. Ci smontano subito. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you Continuiamo. know much about souls? Even I'm not certain, but
I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Ok, un punto di vista abbastanza estremistico. There are four beings in this land with giant souls. Ce ne ha parlato anche l'Araldo di questi quattro esseri, no? You go from here. Sooner or later. Non corriamo il rischio di perderci, quindi. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Questo è un uomo vinto, eh. Non c'è poco da fare. Gli è rimasto poco, cioè, è un uomo spezzato. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long. You'll face invaders from other worlds every time. Qua parla del Covenant, della via del blu. Why not proclaim faith in the blue sentinels? When you face danger, the blue sentinels will. Protection is yours. Allora, mi unisco al patto momentaneamente, in quanto il patto in sé non ci dona. That is a wise decision. People are weak, but let the sentinel. Ok. Prende le sentinelle blu sono un covenant, e non è quello a cui ci siamo uniti noi, ma è legato a questo, che praticamente sorveglia e protegge i membri del Covenant a cui ci siamo uniti adesso. Si vengono chiamati anche, mi pare, i Big Bros Blu. Vabbè, i fratelloni blu e noi fratellini blu. Comunque, vediamo un po'. Parliamo con lui. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. I'm a blacksmith. Un fabbro. I'm nothing without my tools. Abbastanza ridicola la tua cosa. Scorbutico. Allora, rimangono un paio di persone con cui parlare a Majula. E passiamo di qua. Raccogli oggetto. E sono... uno qui. Abbastanza amichevole, ma prima devo depredare un po' il suo negozio. E frammento di titanite, che come in Dark Souls 1 permette di potenziare le armi e anche l'armatura, in effetti. Parliamo. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Mercante di armature, quindi. Oh, sorry, I... Please, leggermente I introverso. Really use the business. If you'd be... Parla. I came from the west, from Volgan. Da Volgan. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I don't even know why I'm still here. Poverino. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Prendete l'altra faccia della medaglia. The blue sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop. Without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Oh, by the gods, why the hell am I here? Dicevo, lui è più o meno l'altra faccia della parabola del mercante, della persona che va lontano e cerca di successo e poi ottiene successo, in quanto lui è andato e non ha ottenuto nulla.
Comunque, qui c'è un frammento di fiaschetta Estus, di cui tra l'altro leggeremo la descrizione insieme a quello della fiaschetta Estus stessa, e poi parliamo con l'ultimo NPC con cui dobbiamo parlare a Majula. Ebbene sì, sto parlando del gatto. Parla. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Grattata di rito. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Personaggio molto Bonjour, eh? interessante, lei. So, what did you want anyway? Allora, ero Ooh, you smell wonderful. convinto avesse finito il suo discorso. Allora, con lei possiamo abbandonare i patti senza ottenerne dei malus, acquistare alcuni oggetti, che sono alcuni anelli abbastanza interessanti, nonché osti del ritorno e alcune cose di utilità. In più possiamo vabbè, avere anche una graduatoria dei patti a cui apparteniamo, ma al momento questo gli interessa veramente poco. Continua a parlarci. This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? Il suo senso del magnifico è un po' deviato, ma ok, parliamo This ancora. place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. Niente It's come enough noi. to keep even a cat amused. Quindi siamo persone interessanti, ottimo, buono a sapersi. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of Dentro moss col by muschio. now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like Perché noi ce lo yourself. ricordiamo ancora il nostro nome. For Meno you male. have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Parla ancora? Have you made friends with the Ok, sì. man by the sea? L'uomo spezzato, He praticamente. has lost Ecco, infatti. everything. E lei si Absolutely. diverte. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Conoscenze sui patti. Covenants are a type of you give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. Ci fa molta ironia su sto Do you fatto del see that gatto. oddly formed rock Strano, non ce l'ha behind dire. here? Adesso ci andremo dopo. Long ago they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater, although you'd just as well not. This place is or everything, Ok. isn't it? Abbiamo finito anche i discorsi Nothing suited you, con I il gatto. presume? Well, that's dismal. Quindi direi di andare a vedere questa fantomatica roccia di cui ci parlava. Tra l'altro è proprio qui dietro, quindi qui si accede a un altro patto, è quello dei campioni. Abbiamo ottenuto gli ossi del ritorno e facciamo le ultime due cose che ci rimangono da fare, ovvero potenziare, anzi facciamole in ordine inverso. Prima leggiamo le descrizioni della fiaschetta d'Estus del frammento. Una bottiglia di vetro verde di origine ignota. Riempila di Estus ai falò e bevila per ripristinare i punti vita. La natura del legame tra le fiaschette di Estus e i falò, che illuminano il mondo dei non morti, è completamente ignota, ma poco importa perché tutti i non morti conoscono il valore di queste preziose fiaschette. Mentre il frammento di una fiaschetta Estus, i frammenti sono intrisi di Estus, innesta il frammento in una fiaschetta di Estus per aumentare gli utilizzi. Nel corso degli anni innumerevoli anime si sono riposate e hanno bevuto dalla fiaschetta originale, e ora resta questo frammento, vestigia delle loro speranze e dei loro sogni. Leggiamo anche benedizione divina, già ci siamo. Acqua sacra dotata di una benedizione divina, ripristina completamente i PV e corrotti effetti di stato. Acqua benedetta da un'antica dea, il suo nome è ormai dimenticato dal tempo. E l'Accademia Magica di Melfia nega persino la sua esistenza. In ogni era ci sono persone che rifiutano di sentire ragione, e la loro intromissione a distorcere la verità. Quindi,
Ci resta soltanto che parlare con l'Araldo, potenziare la nostra Estus, e poi partire per ciò che ci ha chiesto di fare. Ovvero, tanto consegnare il fiammento, sì. Ovvero andare a cercare le quattro anime giganti, i quattro esseri che possiedono quattro anime giganti, e a quel punto poter finalmente poter incontrare il monarca. A quanto pare lei sostiene che ci potrà essere d'aiuto. Sembra l'unica a saper qualcosa, quindi tanto vale dargli ragione, no? A questo punto interrompiamo anche questo episodio e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!